Allora, buonasera, buongiorno, boh, dipende un po' da quando vedete questo video. Dopo l'ora di pranzo sono a Firenze, ora siamo, vabbè, lasciamo perdere i discorsi zone gialle, zone blu, zone arancione. Gli Stati Uniti ci hanno messo in allerta 4. Messo in allerta 4 vuol dire che l'Italia è uno dei paesi più pericolosi da visitare. Allerta 4 per terrorismo e Covid. Immagino i turisti che dall'America arriveranno a Firenze dopo l'allerta 4, ma questa è un'altra storia. Oh, parliamo di fumetti, di scuola, non ne parliamo, intanto, boh, speriamo l'anno prossimo, a settembre, di ripartire. Di solito di parole ce ne sono tante, poi vediamo se i fatti seguiranno alle parole. Sulla carta siamo tutti dei Napoleone, anch'io sulla carta sa vincere come quelli che fanno le battaglie virtuali, no? Sulla carta è facile, no? Io sposto qui, sposto là, però quando ti trovi nel campo di battaglia con le pallottole che ti fiscano a mezzo centimetro dall'orecchio, insomma, e allora qualche problema potresti averlo, insomma, teoria, da tra il dire e il fare c'è cioè di mezzo il mare, non dire vabbè chi sta a fare i problemi, ma perché sta a dire i problemi? No, e quindi in realtà poi dicevo. Noi insegnanti in questi 2 anni abbiamo lavorato tantissimo, veramente ci siamo spaccati veramente per tenere a galla la scuola. Questo non ci verrà mai riconosciuto come categoria, perché in realtà se la scuola si è tenuta a galla lo deve solo agli insegnanti, solo agli insegnanti, al lavoro di straordinario che hanno fatto non retribuito. Naturalmente questo non verrà mai, sì, ogni tanto sì, ringraziamo poi. E speriamo l'anno prossimo di entrare in una situazione, non dico normale, perché la normalità non è mai esistita, ma di meno pirandelliana. Ecco, insomma, a me Pirandello piace, ma vivere dentro una pièce di Pirandello può essere piuttosto strano. E quindi io in realtà lavoro anche sabato e domenica, quindi c'ho da fare un sacco di cose che si devono fare lo stesso, quindi è ovvio che non le puoi fare durante le ore di lezione, perché sono cose che esulano, e quindi tra una cosa e l'altra ci dedichiamo ai fumetti in TV, ma in questo caso ci riallacciamo perfettamente alle Montagne della Follia di Lovecraft, che abbiamo citato in edizione RBA, che ho già perso, ho mai il volume dove metto a posto. E sì, vi consiglio Lovecraft, è una parola grossa. Naturalmente, se vi piace Lovecraft, è ovvio che come me non potete aver fatto, cioè non avete potuto fare a meno di collezionare questa bella collana della Cosmo di Vertales, che è partita, beh, dal 39 La notte sul mondo, no, aspettate, 39 La notte sul mondo, 40 che se Sherlock Holmes e Moriarty, 40 La balena bianca, è una rivisitazione Lovecraft con Moby Dick, 41 I vampiri a Londra, mi sembra, i vampiri di Londra, Sherlock Holmes, e nel 42, boh, 42, ci ho beccato, ci ho azzeccato, 42, 20.000 mensili, 20.000 secoli sotto i mari, penso che non ci voglia granché, visto che la RBA sta ripubblicando anche Verne, ma io sto facendo Sagre, quindi voglio avere tutto Sagre, tutto verde, tutto Sagre, non ce la faccio anche economicamente, quindi voglio avere tutto verde, poi un giorno avrò tutto, no, voglio avere tutto Sagre, anche Salgari, e poi un giorno forse, anche perché i romanzi Salgari alcuni sono veramente introvabili, ma questo non c'entra niente, anche che Salgari ha scritto tantissimo, ma questo non c'entra niente, mentre questo è Jules Verne, è ovvio che il riferimento penso sia abbastanza ovvio. Questo è di aprile, il 15 aprile è uscito, io l'ho preso 2 o 3 giorni fa. Poi nelle edicole a volte arrivano puntuali, a volte prima, a volte dopo, sarà tutto un mistero. Ho preso anche Braccio di Ferro. Ho questa collana, vi dico sempre le stesse cose, è molto bella, ma ovviamente i disegni rimpiccioliti in formato Bonelli che sono a volte di difficile lettura. Qui abbiamo il Capitan Nemo. E abbiamo il mitico Cthulhu, che faccio vedere, il mitico Cthulhu in anteprima assoluta mondiale. Ecco Cthulhu,
qui siamo Lovecraft alla grande. Quindi, se avete letto Le montagne della follia, si cita la Mistaconic University, da dove appunto sarebbe partita la famosa spedizione in Antartide, che avrebbe scoperto le montagne della follia, mi sembra. Quindi si cita ovviamente Gordon Pym, la Sfinge bianca, eccetera, eccetera. Si cita un po' tutto, ma si cita soprattutto Gordon Pym, Edgar Allan Poe, ma si cita soprattutto Jules Verne, che appare a fine, anche vi spoiler, appare a fine libro, che ovviamente è quello che ha inventato Capitan Nemo. Capitan Nemo è semplicemente la traduzione latina di iutis. Che iutis è nessuno, perché Nemo nessuno rimanda a Ulisse, perché quando nella grotta del Ciclope, come si fa a chiamare? La storia è stupenda, spettacolare. L'orrore, allora, sceneggiatura di Richard Nolan, boh, se è francese, o Richard, penso sia francese, se è francese è Richard Nolan, o Richard Nolan, insomma. Len, ma non lo so, qui mi sto impappinando. Patrick Dumas, con questo nome è francese di sicuro. Axel Gonzalvo è la copertina. Colori Alex Gonzalvo, copertina Patrick Dumas e Alex Gonzalvo. Ovviamente la riproposizione francese di un'opera francese in formato economico, perché vi costa solo 5,90 euro a questo punto, con un Bonelli che vi costa 4,40 euro. Insomma, la differenza non è tantissima, cioè prima la differenza sì c'era, ma tra 4,40 euro e 5,90 euro, qui vi portate a casa un signor Albo tutto a colori, fino allo sfinimento, che ovviamente i disegni, ovviamente ridotti così, ci vuole un po' di pazienza, però io, con un prezzo diciamo abbastanza popolare, mi sono rifatto, insomma, diversi volumi che a me piacciono. Poi, ovviamente, vi deve piacere Lovecraft. La storia è un mix tra Jules Verne e Lovecraft, quindi Capitan Nemo, ci si cita gli abitanti di Imbnut, insomma, di questo è un racconto di Lovecraft, dove questi abitanti avevano avuto una sorta di incroci con degli esseri marini, insomma, con il culto di Dagon, una divinità fenicia, l'orrore di Innsmouth, qualcosa di simile al racconto di Lovecraft, non me lo ricordo, ma comunque l'ho letto tanti anni fa. Quindi c'erano questi esseri metà uomini, metà pesce che appaiono, quindi c'è un po' tutto Lovecraft. La prima parte, appunto, questi esseri inquietanti, appunto di Innsmouth, siamo al periodo della guerra di secessione, e ovviamente c'è la città maledetta e proibita dove è stato rinchiuso Cthulhu, che ovviamente Capitan Nemo, bellissime queste immagini, ragazzi, che vi so di qui, ragazzi, se siete appassionati di Lovecraft, qui ci sguazzate alla grande. Ovviamente il Polifone, la piovra di Jules Verne, ovviamente la Polifone, la piovra, forse il punto, il trait d'union tra Jules Verne e Lovecraft. E che vi devo dire? Naturalmente è un volume che straconsiglio per gli amanti Lovecraft, ovviamente con tutte le limitazioni del formato Bonelli per i disegni, cioè per i disegni che sono ovviamente ridotti e il colore non è esaltato, insomma, purtroppo, ragazzi, cioè, bisogna anche dire che a 5,90 euro, quanto, cioè, a 5,90 euro non puoi chiedere di avere, che ne so, non puoi chiedere di avere, che ne so, un cartonato alla francese, cioè. O quindi, insomma, cioè nel senso, poi questo dipende veramente dai gusti delle persone, nel senso, uno preferisce avere il volume di lusso, eccetera, è ovvio che allora si fa quelli che costano dai 15-20 euro. Questo mi è costato 5,90 euro, e prezzo a questo punto assolutamente popolare. È interessante. Poi si citano avvenimenti storici, ovviamente la Comune di Parigi, cioè si cita ovviamente la guerra di secessione. Poi ritroviamo Capitan Nemo, la Comune di Parigi 1870.
l'assedio delle truppe prussiane. Poi vedete anche il Nautilus che è stato rimodernato, insomma, Nautilus fantascientifico, perché si presuppone che questo racconto inizi sia il seguito di 20.000 leghe sotto i mari, quando tutti sappiamo, per gli appassionati del canone di Jules Verne, che il seguito di 20.000 leghe sotto i mari è in realtà l'Isola Misteriosa, dove ritroviamo il Capitan Nemo che è sfuggito al Maelstrom. Lo ritroviamo nell'Isola Misteriosa, e nell'Isola Misteriosa Capitan Nemo racconterà il suo futuro. E infatti scopriremo che è un principe indiano che, insomma, si vendica degli inglesi. Un po' si riallaccia a Sider. Quindi Capitan Nemo in realtà ha delle strette parentele con Sander, perché è indiano come lui. Non so se c'è un legame tra Sandokan e tra Salgari e Verne. E va bene, poi si citano ovviamente le montagne della follia, quindi è un volume che, queste scene sono veramente stupende. Che vi do? Io questa collana la seguo da, e non mi perderò ovviamente la prossima, Mr. Hyde e Frank contro Frankenstein. Sembra Cottopolito contro Dracula, vabbè, ma insomma, 13 maggio sono. Voglio dire, io ringrazio la Cosmo per averci dato a prezzi popolari questa cosa, la ringrazio anche per Braccio di Ferro che sta ristampando Braccio di Ferro. Quindi la Cosmo ovviamente è una casa editrice che ci regala delle piccole chicche che, insomma, non che voglia parlare male della Bonelli, per carità, io leggo la Bonelli, però la Bonelli un po'. Siamo sempre lì a Zagor. Tex non lo seguo, Zagor, Dylan Dog e Nathan Never, possiamo sempre andare a discutere le solite tre testate. Che ci piacciono, non ci piacciono, questo mese ci piace, non ci piace, quindi un po'. La Cosmo, bello, ha questo pregio di darci delle cose un po' fuori dai sentieri battuti, ecco. Ovviamente queste sono storie ormai antiche, insomma, sono delle riproposizioni in formato economico. Anche l'Eternauta che è stato riproposto, comunque chiunque si avvicina all'Eternauta, in qualsiasi forma o salsa, va bene, insomma. È un tale, purtroppo, dico proprio purtroppo, l'Eternauta non è un volume che può invogliare i giovani a leggere, non so, è un volume. Quindi riproporlo nell'edicola è sempre, magari qualche ragazzo di 15-16 anni va in edicola, vede l'Eternauta, dice, no, proviamo. C'è sempre questa speranza che uno si possa avvicinare al fumetto di qualità, perché se lo diciamo noi adulti, cioè noi di una certa età, guardate che l'Eternauta. Se un ragazzino giovane diceva io leggo i manga e tu sì, glielo puoi anche spiegare che l'Eternauta è di una qualità tale che i suoi 150 manga non valgono due pagine dell'Eternauta, ma se glielo dici sembra di essere un po' come Catone il censore, quindi forse le vere scoperte sono quelle che si fanno da soli, ecco, non pilotate, ecco, anch'io ho scoperto Lovecraft da, cioè, come ho scoperto Lovecraft? Leggendo Martin Mystery, figuratevi come. Negli anni 80, avevo 15 anni, lessi, 15-16 anni, mi ricordo, lessi un Martin Mystery. Mi piacque tantissimo la storia di Martin Mystery, dove si citava l'opera, perché mi misi alla ricerca disperata dell'edizione Lovecraft, che negli anni 80 era la Sugarco. Ora mi hanno detto, sì, io sono certamente, ho rivisto anche oggi la Mondadori, ma ogni volta che vedo quel volumone lì mi fa fatica a portarla a casa, ma prima o poi lo prenderò. Anche perché poi in realtà, appunto, Lovecraft l'ho già letto tutto, quindi nel senso poi leggerò anche l'edizione Mondadori, mi farà piacere vedere com'è curata, che sono sicuro che sarà curata meglio anche della vecchia Sugarto, però voglio dire, no, tutto questo per dire che forse le scoperte vere, quelle che uno fa da solo, danno più soddisfazione. Quindi magari un ragazzino va in edicola, vede ste Eternauta, lo piglia e. Magari gli piace, perché se appunto se lo diciamo noi dinosauri sembra un po' come quelli che dicono: ah, ai miei tempi c'era l'Eternauta, voi leggete queste cose, ma io non sono assolutamente contro i manga. Sono passato a Feltrinelli per vedere qualche manga, però veramente non sai dove sbattere la testa, perché sono tutte queste serie, miniserie, che so, boh, prendo questo, mi hanno dato dei consigli ora io. Seguirò i consigli che mi hanno dato, ma io sono rimasto a Ramma, Lamù e Dragon Ball. E insomma,
Ram e Lamù perché li vedevo il cartone animato da ragazzino, quindi è ovvio che Ram e mezzo lo vedevo da ragazzino, quindi so di che parla. Mi piaceva tantissimo il cartone animato Ram e mezzo. Tra l'altro le questioni di genere di Ram e mezzo sono affrontate, ecco, qui che si getta nell'acqua fredda e diventa ragazzo. Infatti la Rai non lo trasmetteva Ram e mezzo e neanche Lamù. Però a parte questo, quindi bene, ringraziamo la Cosmo che ci dà queste chicche a prezzi abbordabili. Il problema è che se uno compra un fumetto solo, io ne compro diversi, quindi è ovvio che se posso limare qualche spesuccia mi va bene. Per questo ieri ho detto non comprerò l'edizione a 50 euro circa dei Criminal non disegnati da mai, perché 50 euro è una cifra che non sta in cielo né in te. Cioè, se uno ce li ha questi soldi va bene, ma se no dovrei, cioè, capite, se comprassi quello dovrei rinunciare a un sacco di altre cose. Ovviamente io, tutto quello che vedete in casa mia è perché io me lo vado a comprare in edicola, quindi è un esborso, è una tassa, vabbè, poi ognuno c'è la sua passione, poi sindaca, cioè quelli che, ognuno c'è chi c'è la passione, che ne so, di altre cose. Io non fumo, non bevo alcolici, non fumo. Sono astemio, non fumo e leggo i fumetti, insomma, qualcosa nella vita me lo vorrete concedere anche a me, insomma. Non parliamo di altre cose, ormai sono, lasciamo perdere. E quindi è l'unica cosa che mi è rimasta nella mia sfavillante giovinezza, tarda giovinezza, di cinquantenne, che sono i fumetti, quindi. E mi fa anche piacere parlarne, questo è solo un modo appunto per comunicare la mia passione a voi, poi parliamo anche di altre cose, poi magari parleremo di Pushkin, ma quello è un libro, e quindi, però qui in realtà, insomma, la commistione tra fumetto e libro è molto interessante, molto bella. Per gli appassionati ovviamente di Lovecraft, è ovvio, vi straconsiglio a me questi incroci tra Lovecraft, Jules Verne, alla francese piacciono molto, poi possono piacere. Naturalmente si riciccia sempre il mito di Cthulhu, il Necronomicon, l'Arabo pazzo, eccetera, eccetera, sempre lì. È ovvio che per i lettori di Lovecraft, insomma, è come ritrovare, che ne so, in Edgar Allan Poe, come nei racconti dell'orrore degli 800 inglesi, fantasmi e vampiri, insomma, siamo sempre lì con il Necronomicon e queste cose qui. Nel senso, quando io ritrovo, ogni tanto si ritrovo Cthulhu, il Necronomicon, mi viene un po'. Come dire, sì, vabbè, si è capito, nel senso, sempre la stessa frase: ciò che è morto non può, cioè, ciò che può restare in eterno, anche la morte può morire. Cioè, sono sempre quelle frasi lì che a un certo punto, infatti, non mi riesce a citarlo. Però, per gli appassionati, insomma, Lovecraft è per noi. Del resto, io poi, appunto, ho iniziato a leggere Lovecraft partendo dai fumetti. Detto tutto, e con questo vi saluto, consigliandovi. Fate un po' come volete, 20.000 secoli sottomarini, incrocio tra Lovecraft e Jules Verne.